Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Sono due le vicende che tengono banco in questo momento. Sicuramente la storia dei Daspo, dei 52 Daspo e tifosi del Bari. Ieri Papareste, insieme al presidente della Federcalcio Tavecchio, è stato presente all'audizione presso la Commissione degli Affari Costituzionali. Qui continuano a venire ogni giorno dei daspati, li chiamo così, più li vedo in faccia e più mi rendo conto che per molti di questi insomma è stato preso un grandissimo abbaglio. Francamente un po' a pelle ti rendi conto insomma delle persone, dei tuoi interlocutori. È chiaro che qualcosa è accaduto lì, ma a mio avviso si è un po' preso nel mucchio, perché 52 persone, vi ho visto avvocati, li ho visti oggi, davvero, non, ripeto, potevo trovarmi anch'io in una situazione di questo genere senza averne alcuna responsabilità. E poi la vicenda tecnica del Bari, Mangia, perché oggi è l'osservato speciale. Per me, sapete come la penso, bisogna dargli tempo se si è puntato su di lui, altrimenti sarebbe un controsenso, perché qui abbiamo praticamente smantellato un'idea di gioco, parte dell'organico lo scorso anno perché credevamo in Mangia. A questo punto bisogna credere in lui ancora per un po' prima di tirare le somme. Nino Moretti, il nostro ospite. Buonasera. Ciao Nino. Buonasera. Grande tifoso del Bari, uomo di calcio, insomma, che idea ti sei fatto? Cominciamo dalla parte tecnica magari. Senti, io ricordo la prima conferenza stampa di Mangia, dove non parlava, non voleva parlare, perché per la sua filosofia non poteva parlarne, di moduli 4-3-3, 4-4-2. Lui parlava di situazioni che le situazioni sarebbero state viste e valutate man mano che il campionato andava avanti. Ora, le situazioni si stanno creando e io mi aspetto che Mangia faccia le sue valutazioni e che cambi il modulo da questa partita? Ma lui non parla mai di modulo, cioè lui non ha detto che per lui il modulo non esiste, perché il calcio è un gioco dove il modulo, dove è un gioco di movimento. Io ricordo queste parole, solamente il gioco di movimento, e quindi il discorso dei vari moduli tattici è chiaro che a lui interessa fino a un certo punto, anche se deve per forza di cose trovare una quadra a quello che è la situazione che si sta venendo a creare prima che la situazione possa diventare più pesante. Tu hai la sensazione che sia soltanto una questione di tempo, oppure effettivamente il Bari non ha, te lo faccio proprio esplicita la domanda, il Bari non ha gli uomini per fare il 4-4-2, tanto per essere chiari? Allora, secondo me è una questione di tempo, perché ieri tu hai detto che il Bari è cambiato in 6 undicesimi, se non mi sbaglio, no? Quindi c'è da assimilare dei modi di giocare, e c'è da assimilare anche il gruppo di calciatori con caratteristiche diverse. Certo, vedere il Bari che agli ultimi 10 minuti cambia un centrocampista per un difensore, si schiera a 5 in difesa, a quel punto là, non le regole, quello che il calcio ha sempre detto, c'era bisogno davanti di una torre che ai rinvii dei difensori, che tenesse, palla, tenesse palla e facesse salire sulla squadra, cosa che né De Luca e né tantomeno la nostra brava alla destra potevano fare, perché i difensori sicuramente riuscivano a... C'è un amico in linea, pronto? Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao Enzo. Ciao. Saluto l'amico... Sono Gennaro Duvo. Ciao Gennaro, ciao. Ciao. Scusa, mi sono indicato dell'amico che sta in trasmissione. Sì, Nino Moretti, Nino Moretti. Sì. Nino Moretti, scusa, sì. Guarda, tre punti, Enzo. Prima cosa, io sono andato con la macchina. Noi Ultras, nei pullman portiamo bambini, ci sono avvocati, c'è gente molto colta. Si è trovato un momento che... Per loro, sai come succede, alle volte siamo provocati e c'è qualcuno che fa qualcosa che... Che qualcosa sia accaduto mi pare abbastanza chiaro, che però tutti i 52 o tutti quelli di quel pullman abbiano fatto qualcosa mi sembra inverosimile. Cioè francamente io, se fossi coinvolto in una situazione del genere, non avendo nessun tipo di responsabilità, me ne farei una malattia, devo dire la verità, perché non vedo perché debba essere tacciato di atti
delinquenziali. Francamente mi darebbe molto fastidio, credo che sia quasi, come dire, grave quanto l'atto delinquenziale stesso, cioè mettermi alla berlina o mettermi in croce per una cosa che non ho fatto. Francamente io ci andrei molto cauto, mettetevi nei panni di chi oggi si sente colpito da un provvedimento immeritato. Francamente a me dà molto fastidio, non è giustizia fatta in questo modo. Le prove dove sono? Che Pinco e Pallino hanno fatto qualcosa del genere? Insomma, è giusto andare a fondo, capire chi è stato, ma chi è stato non 3 anni, 10 anni lontano dagli stadi, cioè ci vuol poco ad arrivarci, ma non quelli che non hanno fatto nulla. Vabbè Gennaro, grazie per il tuo intervento, torniamo a noi, quindi la questione tecnica è questa. Beh, sentiamo la tua anche sul... Intanto ieri volevo far vedere immagini della fiera, le foto della Fiera del Levante e diciamo che la Bari siamo noi è diventato praticamente il nuovo centro coordinamento club biancorossi. Qui vediamo con Romeo Paparesta, una vecchia conoscenza dei nostri studi, Giuseppe D'Ambrosio, che faceva parte anche del vecchio coordinamento club, e poi vediamo Franco Spagnuolo. Peraltro domani ospiteremo Franco in trasmissione per spiegare un po' le caratteristiche di questa iniziativa. Ma torniamo a noi, la questione dei DASPO, come la interpreti? È chiaro che non è tanto meno, non è né giusto né corretto sparare nel mucchio, perché mi risulta, come tu ben sai, che sul pullman c'erano anche dei professionisti, gente per bene, però la provocazione, cioè la polizia si è preoccupata di andare sul pullman dei baresi, ma si è preoccupata anche di vedere cosa aveva causato questo tipo, cioè hanno detto che c'era gente che da sopra i cavalcavi ha buttato delle pietre e allora loro hanno visto quello che è successo. Certo non giustifica la reazione anche spropositata che hanno avuto questi 10, 12, 15 facinorosi che sono scesi dal pullman per andare a beccarli. Però questi 10-15, quelli che sono usciti dal pullman, loro sono rientrati e poi la polizia è entrata nel pullman, oppure la polizia li ha neutralizzati mentre stavano facendo l'atto violento? Perché se è così loro possono tranquillamente, non dico riconoscere, ma almeno sapere quanti erano e chi sono. Peraltro sono partiti ricorsi, quindi dei ricorsi probabilmente. E poi penso che le persone che ingiustamente si trovano con il DASPO sulle spalle, senza aver fatto nulla, penso che possano anche fare un ricorso. Oppure l'hanno già fatto. Sì, ma anche dimostrare la loro innocenza, che non facevano parte di quel gruppo. C'è un altro amico in linea, pronto? Scusa, sono di nuovo io, Gennaro. Gennaro, sì. Sì, non lo so, avete derrotto o mi avete fatto male, non lo so. Sì, però, sì. Però veloce, Gennaro, velocemente. Ho detto 3 punti. Il primo l'abbiamo sentito, il secondo? Meglio di me, non lo so perché. Enzo, ti voglio riprendere. Allora, il secondo punto, ho visto, mi è piaciuta l'intervista a Rai 1, a Rai 3, su uno dei capi club dell'Udine. Hai detto che la nostra tifoseria, non siamo violenti. Ci provano però alla volta, e non siamo partiti con né mazze né niente. Però io su questo concetto, ci andrei cauto. Quando parliamo di tifoseria non violenta, io ci andrei cauto, perché comunque io non dico che i tifosi del Bari siano dei violenti, però così come non dobbiamo fare di tutto erbo un fascio da una parte, non dobbiamo fare di tutto erbo un fascio dall'altra parte, perché ripeto, qualcosa lì è accaduto, non è che insomma l'intervento sia stato come altre volte. Però Enzo, ieri in allenamento ho visto un po' musi lunghi. Voglio quel feeling che avevamo l'anno scorso, tifosi, presidente e squadra ben insieme, così c'è più allegria. Grazie Gennaro, grazie per il tuo intervento. Beh, sui musi lunghi mi sembra tutto così affrettato, tutto così veloce, insomma. Siamo alla terza giornata di campionato. Credo che prima tu dicevi una cosa anche un po' giusta, forse l'errore è stato parlare o lasciare intendere che l'obiettivo sia quello di una promozione in Serie A, che per carità possiamo anche intuire che il Bari voglia fare un campionato ambizioso. Ha creato troppe aspettative forse nella gente, però la gente deve anche capire che ci sono dei tempi. Il Bari l'anno scorso è uscito fuori a marzo.
Poi la gente non deve dimenticare dove eravamo l'anno scorso di questi tempi, come stavamo l'anno scorso di questi tempi, oggi chi siamo e ieri che cosa eravamo. E poi c'è stata quella risalita che ha portato tanto entusiasmo e per fortuna ha riportato anche tanta gente allo stadio. Ora la gente non può aspettarsi che il Bari vinca da tutte le parti sbancando. Neanche il Barcellona o la Juventus con i 100 punti li ha fatti. Ma io l'ho ricordato. Bisogna avere pazienza, comunque, bisogna dare tempo alle persone di lavorare. Immagina, e questo deve fare molto riflettere, come sarebbero stati diversi i giudizi se sulla respinta di Donnarumma ci fosse stato un difensore del Bari a spazzare via la palla. Avremmo parlato di un Bari capace di vincere due partite su due in trasferta. E probabilmente, però io devo dire la verità, in questo devo dire, per quanto sia tifoso, devo anche essere un giornalista obiettivo, il Bari non mi era piaciuto a prescindere. Non mi era piaciuto a prescindere da Frosinone, quindi bisogna essere onesti. Però andiamo in pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme con le vostre considerazioni e con altri spunti di riflessione.